Eccoci, buonasera e benvenuti alla nostra diretta. Avete già visto alle mie spalle la prima opera che ci aspetta, e una puntata intitolata Big Sights, ma avete una sorpresa perché c'è un intruso, ve lo facciamo vedere un po' più tardi, su richiesta naturalmente. Iniziamo subito. Ah, prima di iniziare vi ricordo sempre la possibilità di seguirci poi in streaming, quindi per chi magari non ha modo di seguire questa diretta o vuole rivederla con calma può andare direttamente nel nostro sito, poi vi do tutti i dettagli. Iniziamo con l'opera che c'è alle mie spalle, quindi sicuramente una big size perché parliamo di una dimensione importantissima, sono 120% l'opera che stiamo guardando ed è Mimmo Paladino, Red Studio 1. Questa è un'opera del 2007 ed è un olio su tela. Certificato di provenienza e autentica Galleria Tornabuoni di Firenze, pubblicazione sul catalogo Mostra Arte Moderna e Contemporanea, Antologia Scelta 2008-2011-2015-2021. Io qui vi faccio subito un invito immediato, quello di chiamare il nostro centralino, perché sicuramente per chi ama questo artista, questa è un'opera da non perdere. Chiamate subito per sapere qual è il prezzo che facciamo oggi per questa meraviglia, questo rosso che è davvero, oserei dire, emozionante, perché è davvero molto molto bello. Io non riesco mai a percepire se voi da casa potete capire la bellezza di queste opere, ma sicuramente per chi confermerà, per chi lo vedrà con i propri occhi, sarà un autoregalo, perché davvero merita di essere ammirato da vicino. È qualcosa di perfetto. Poi dopo magari andiamo proprio a vedere tutto bene nel dettaglio, però intanto iniziate subito a scrivere, a chiamare, perché è importante non perdere queste opere, questa come quelle che oggi vi farò vedere, perché vi aspetta veramente una diretta con ricca di opere importanti e di artisti importanti, come sempre vi proponiamo. Questo rosso bombeiano in televisione non rende, è un po' scuro, sembra un amaranto, mentre è rosso, proprio il rosso classico di Paladino, che in questo quadro racchiude tutta la sua essenza, perché ci sono i temi più importanti di Paladino, che sono le figura umana, come vedete, quella bendata e quella normale, tutti gli oggetti, questo è tutto Paladino. Allora, la pubblicazione che vi farà vedere adesso seguirà l'opera, è del 2016 mi sembra, sì, e è l'antologica della Galleria Tornabuoni, che è la galleria di provenienza di questa magnifica opera. Un rosso meraviglioso, meraviglioso. Come ho detto a qualcuno scrivendogli ieri, è un'opera che va vista, vale la pena venire a vederla da vicino, perché queste opere qui le vedete solo nei musei dedicati all'arte contemporanea e nelle gallerie importantissime come la Bischof Berger, oppure la Toni Schiaffrazzi e via dicendo, cosa che poi vi diremo ancora più dettagliatamente con un altro artista, perché oggi dedichiamo un angolo importante di questi big sites proprio alla transavanguardia di qualità, quindi a Paladino, a Kia e a Cucchi. Paladino magnifico, in qualsiasi posto può stare questo Paladino, perché racchiude la modernità e il classicismo di Paladino. Voi sapete, Paladino è un artista tutto tondo, perché lui è scultore, pittore innanzitutto, scultore, regista, è una grande figura del panorama artistico italiano vivente, perché Paladino è del 47, mi sembra, 47-48, bellissimo, è un quadro veramente che ha tutti i suoi significati intensi. E poi, mi ripeto, il rosso andrebbe visto da vicino. Sicuramente, ma come un po' tutte le opere, però poi ci sono quei colori, quelle sfumature che non si riescono a diciamo a cogliere televisivamente, quindi poi quando parliamo di opere comunque anche di spessore vale sempre la pena insomma venirle a vedere, per chi ha la possibilità di venirle a vedere o chi vuole la conferma che gli venga insomma portato in visione.
Vi ricordo che sia per questa che per tutte le opere che andiamo a vedere vale sempre la possibilità di pagare col metodo dilazionato in 6 mesi a interessi zero. Questa è una formula di cui tutti possono usufruire. E che confermando le opere nessuno vi vincola all'acquisto. Quindi questi sono dettagli che importanti da ricordare. Andiamo avanti con la terza avanguardia e presenteremo un Kia splendido, un cookie museale, dopodiché uno Schifano tutti degli anni 90. Hanno questa caratteristica, queste tre grandi opere, perché sono grandi, non dico come il Paladino, ma quasi, anzi, lo Schifano è più grande. Quindi andiamo a cogliere la piena transavanguardia con Kia. Quindi proseguiamo su quello che è il discorso della transavanguardia, andando a vedere la seconda opera che presentiamo oggi in questa diretta, che è Sandro Kia. E qui siamo nel 1999, le dimensioni 120x90, tecnica mista su carta intelata dall'artista, questa è una cosa da sottolineare, provenienza e autentica Galleria Bagnai. Allora qui secondo noi comunque siamo davanti ad un capolavoro e una cosa importante che va sottolineata è che non bisogna farsi influenzare o diciamo trasportare dal fatto che sia una carta, perché in realtà è davvero, cioè, è anche più bella di tante tele, onestamente, quindi è davvero meravigliosa, c'è una sovrapposizione di voglia proprio di dipingere, no? Vedete, come se questo quadro non terminasse mai, come se avesse sempre bisogno di proseguire, di aggiungere, di mettere, è meraviglioso, ci sono delle sfumature in questa carta intelata davvero belle e sicuramente per chi si intende e soprattutto per chi è amante anche di questo periodo artistico, no? Che un po' racconta il ritorno al voler dipingere, alla voglia proprio di dipingere di nuovo, è importante avere delle opere di questa bellezza. Cioè, qui veramente non possiamo dire che non va bene perché è una carta, assolutamente, non lo possiamo dire. Ma questo è molto più bello dei Kia normali che vediamo in giro. Esatto, è davvero, davvero molto bello, quindi mi raccomando. Una spanna superiore. Ecco, non ve lo perdete, chiamate il nostro centralino, potete scrivere sia un messaggio tramite WhatsApp o chiamare direttamente il numero di telefono che vedete e chiedete il prezzo e chiedete che vi venga confermato. Ci sono delle opere davvero molto belle oggi, quindi non perdetele, davvero non perdetele. Vi ripeto un attimo velocemente la dimensione, 120x90 e l'anno è 1999, Sandro Kia, veramente un capolavoro. Adesso poi proseguiamo velocemente la carrellata, poi ritorniamo su tutte le opere man mano che ci sono anche delle richieste. Ma guardate le sfumature di colore in questa inquadratura, è una cosa tra l'uomo e il resto, le scritture, che è pieno di scritture quest'opera, ma guardate le sfumature centrali. Qui Kia è Kia, non è il Kia che poi si è lasciato andare a opere un po' più banali. Questo è un vero Kia. Allora, come dicevamo prima, proseguiamo la carrellata e adesso andiamo al terzo dei tre autori di cui parlavamo proprio per parlare e raccontare della transavanguardia. E qui adesso siamo arrivati ad Enzo Cucchi, un'opera museale veramente meravigliosa e io me lo aspetto un po' anche per altre opere, ma qui mi aspetto tante richieste. Allora,
Fiori di luce, 1996, dimensioni 100x120, tecnica mista su masonite. Provenienza Galleria Bruno Bischofberger, Zurigo, Galleria Tony Schafarzi, New York. Pubblicazione Mostra Museo Capodimonte del 1996. Pubblicazione sul catalogo Mostra Tony Schafarzi Gallery, New York. Allora, parliamo di un artista che è sempre, diciamo, stato molto più avanti e molto più originale rispetto, diciamo, a quello che era il panorama degli ultimi anni 70. E qui le sue opere, di qualunque, dove ci sono delle immagini, di qualunque tipo siano, che siano state scolpite, che siano state dipinte, hanno sempre la caratteristica di rendere l'immagine stessa protagonista della tela, assolutamente protagonista. Qui, ecco, servirebbe osservarla in silenzio, capirla, entrare dentro questa meravigliosa tela davvero stupenda. È ricca di dettagli e l'artista, diciamo, vuole proprio comunicare, ma come molti artisti fanno naturalmente, vuole comunicare, ma in questo caso lo fa proprio in un modo anche molto espressivo. Qui vedete centralmente la firma, che si vede davvero molto bene. Qui, ecco, io vi invito a chiamare, a chiedere informazioni, a sapere qual è il prezzo, a bloccarlo, a confermarlo, a vederlo, perché sono proprio quelle opere che hanno bisogno di essere visionate, viste da vicino, valutate con calma. Ecco, l'impatto televisivo sicuramente è importante perché ci permette di selezionare un po' l'opera che ci interessa, però poi dopo dietro c'è un discorso di approfondire l'opera, che perché abbiamo comunque delle provenienze molto importanti, abbiamo... Beh, questo è un quadro che ha girato il mondo, cioè, ecco. Questo è un quadro che proviene dalle migliori gallerie del mondo, non so se qualcuno forse non le conosce, ma senza ombra di dubbio, qui parliamo di Bischofberger, che è sicuramente tra le prime 5 gallerie d'Europa, Tony Schafarzi forse la numero uno di New York, e provenienza da Christie's. Quindi parliamo di un capolavoro che, ripeto, va visto da vicino come gli altri, perché la transavanguardia esprime delle novità, il fatto che nell'82, 81-82, poi guidando poi, questi artisti esposero a New York, ebbero un successo incredibile, poi c'è stato, infatti Tony Schafarzi ha avuto una mostra di Cucchi e degli altri lo stesso. Questi sono pezzi particolari, non sono i soliti Paladino, i soliti Kia, i soliti Cucchi. Sono pezzi particolari che vengono da una collezione importante, quindi guardateli bene. Il Paladino viene da Tornabuoni, questo viene da Schafarzi e da Bischofberger, il Kia viene da Bagnai, cioè parliamo di quadri di alto livello. Senza nessuna smentita, non è che accetto smentite, perché in questi casi le conosco a tanta avanguardia come le mie tasche, quindi questi sono quadri di livello altissimo. C'era anche un Clemente che però ha avuto una via diversa, un Clemente pure storico, biennale di Venezia dell'86, cioè guardateli bene, cioè, non banalizzare chi ha cosa, bisogna conoscere la storia dell'arte, non è che si può parlare così, Adesso finiamo la carrellata e poi approfondiremo, andiamo a quel mega Schifano che non riesco a capire ancora perché non è stato confermato. Andiamo a vedere. È bellissimo, grandissimo, con l'autentica della provenienza della dell'Atelier di Schifano, autentica Mona di Schifano e dedica. Ma sono questi sono i meandri del mercato dell'arte contemporanea italiana. Eccolo qua, in tutta la sua bellezza abbiamo davanti un capolavoro di Mario Schifano e effettivamente noi ci chiediamo come mai sia ancora fermo qui. Non c'è una risposta ben precisa, perché comunque parliamo di un'opera
molto bella, oggettivamente bella, che poi dopo, diciamo, molti clienti si vanno a fossilizzare anche sul fatto che magari ritengono più interessanti le opere degli anni 60, ma ci mancherebbe altro, anche noi ci rendiamo conto che sono quelle opere che hanno avuto, no, l'exploit, che hanno dato un lancio importante a quest'artista internazionale, ma siamo anche d'accordo sul fatto che queste sono, diciamo, opere realizzate dallo stesso artista e che hanno archivi importanti, quindi parliamo di caratteristiche tecniche che rappresentano un'ottima opera che quindi sul mercato ha un valore. Andiamo a descriverla nel dettaglio. Gemelli, siamo nel 1992, le dimensioni molto grandi, perché vedete, rapportata a me, che io insomma sono 1,72 m, 150 x 130, quindi sicuramente ha bisogno di una parete importante da dedicargli. La tecnica è smalto e acrilico su tela. Quest'opera è regolarmente registrata presso l'archivio Mario Schifano di Roma, provenienza diretta dall'artista, dedica al verso con firma Schifano per te. Quindi ha anche una dedica dietro, con questa scritta Schifano per te, che noi abbiamo sempre pensato, abbiamo presunto che sia una dedica rivolta alla moglie. Non ne abbiamo nessuna certezza, però sicuramente un piccolo sospetto c'è. Non ve lo posso girare per ovvi motivi, perché è abbastanza pesante, però abbiamo davanti un'opera bellissima, ricca davvero di dettagli. Qui l'artista è maestro proprio nella composizione di quest'opera, nel dipingerla. Guardate come vado ad utilizzare questa sovrapposizione di colori. La parte bianca che vedete non è una tela bianca, ma è volutamente dipinta di bianco, proprio per dare questa forza al disegno centrale. L'immagine di questi due alberi, che molti intravedono anche con un aspetto umano, che condivido pienamente, perché voi che lo vedete da casa sicuramente guardando anche con un'ottica, una prospettiva diversa, riuscite a vedere molto bene le sfumature del viso, del volto, e quindi ecco il titolo, diciamo, dell'opera, che si chiama Gemelli, va sicuramente a sottolineare un po' questa somiglianza che c'è tra i due alberi, che poi sono anche umani, quindi hanno questo doppio aspetto, la natura, l'umanità, i colori che si vanno a invertire, l'azzurro che troviamo sotto, guardate le sfumature, ma se uno va a fermarsi su quelli che sono i dettagli delle sfumature di quest'opera, è assolutamente meravigliosa. E infatti, ecco, la domanda che ci si pone sin dall'inizio, come mai è ancora qui, è una domanda che non ha risposta, perché non riusciamo a darci una risposta effettiva. Che è davvero una cosa strana, è un'opera che è molto molto bella, è oggettivamente un capolavoro di questo grande artista, è un'opera di Schifano che, e soprattutto ha tutte le caratteristiche tecniche, archivio, dedica, che insomma ne rappresentano una qualità molto elevata, quindi noi siamo qui e ve lo stiamo riproponendo. E il centralino è a vostra disposizione, chiamate e chiedete le informazioni per il prezzo, anche in questo caso avete la possibilità di pagarlo dilazionando il pagamento in 6 mensilità, però veramente resto sempre stupita del fatto che ancora non ci sia stata una conferma per quest'opera. Allora, questo è il penultimo, adesso abbiamo un'ultima opera di grandi dimensioni, quindi un big size. Questa è un'opera che in realtà ha avuto tantissime richieste, ne ha avute tantissime in fiera, ma ne ha avute tantissime anche telefonicamente poi dopo durante le trasmissioni, e quindi ci torniamo molto volentieri su quest'opera, anche perché è un'opera di altissimo livello. Qui siamo su una di quelle opere che si rivolge ad un pubblico di nicchia, che però è un pubblico che, nonostante di nicchia, si è dimostrato essere più vasto di quello che poteva essere immaginabile, visto che comunque ha avuto tante richieste. Victor Vasarely, qui siamo nel 1975, le dimensioni sono 103 x 103 ed è un acrilico su tela.
Certificato di archiviazione su foto a cura di Pier Vasarely. Allora, qui abbiamo, vi dico poi anche le provenienze di quest'opera. Allora, Mendoza Foundation Caracas, New York Asta Christie's, New York Asta Christie's e Galleria Smith Bruxelles. Quindi abbiamo delle provenienze anche qui molto importanti. Abbiamo presentato 5 quadri, tutti con provenienze importanti. Una Tornabuoni, una Bagnai, una Bischof Berger e Safrasi, un'altra Atelier Schifano, questa qui, la Fondazione a Caracas più la Galleria di Bruxelles, importantissima. Cioè, se la gente chiede le provenienze, meglio di questo non ci sono. E sfidiamo qualsiasi galleria a averle così. Sì, effettivamente abbiamo... Questo è un progetto di Vasarely incredibile. Degli anni 70, non degli anni 80. È meno ruffiano di quelli degli anni 80 che sono più colorati. Questo è il vero Vasarely, però. Questo è tutto dipinto a mano, non c'è niente, nessuna mano di computer. Sì. Vedete la tridimensionalità, come la dà? È un'opera molto, molto elegante, molto raffinata, ha questo scheletro, chiamiamolo così, uno scheletro che è un progetto che poi viene utilizzato per sviluppare i colori, quindi diciamo la base su cui si esprime il lavoro di Vasarely, perché è la base a nudo, no? Quindi è un po' come se fosse il cuore di partenza di un'opera. La cosa che impressiona è il fatto che sia totalmente fatto a mano e quindi che non ci sia dietro un lavoro dettato da una scheda computerizzata, perché l'effetto è quello, quindi c'è una capacità, una qualità elevatissima di lavoro. I colori che ha scelto sono di un'eleganza assoluta, perché questo fondo nero con l'oro sopra vanno proprio a sottolineare proprio questa la raffinatezza e l'eleganza di quest'opera. Questa è un'opera del 75, sì, quindi è un'opera molto vecchia. Ha quasi 50 anni. Guardate com'è tenuta. Certo, dalla televisione lo vedete, si vede anche bene, ma da vicino è tenuta benissimo, benissimo. Anche qui è sempre quello valido l'invito di, se siete davvero interessati, di chiedere di vederla, perché comunque è lì che fa la differenza, riuscire a vedere un'opera da vicino, dal vivo, perché voi le opere fondamentalmente quando le acquistate non è che le appendete a uno schermo televisivo e le vedete a distanza, le ammirate dalla vostra parete di casa e quindi è giusto che per acquistarla abbiate la stessa visione, per cui dovete chiamare se vi interessano le opere, perché dovete chiedere che vi vengano portate in visione, è importantissimo. Elegantissimo questo quadro. Quindi, ricapitolando, abbiamo presentato 5 quadri big, tutti provenienze incredibili, tutti uno più bello di un altro, e adesso dobbiamo far vedere l'intruso. L'intruso della perché intruso? Perché c'è stata una richiesta, più di una richiesta, dato che la settimana scorsa abbiamo confermato quasi tutti, la richiesta di avere ancora un Gilardi. È intruso perché non è big, è medio. Esatto. Come misura, però ci sta bene lo stesso. Allora lo facciamo vedere. Andiamo a vederlo. Andiamo a vedere chi è l'intruso. Eccolo qua. Alla posizione numero 6 troviamo un Piero Gilardi davvero bellissimo, che ha avuto tante richieste, ci è stato chiesto di essere rivisto, perché comunque... settimana scorsa veramente c'è stato un exploit di chiamate per le opere che abbiamo venduto tutte, e qui siamo davanti a Ulivo e Aranci, anni 2000, dimensioni 50x50, tecnica poliuretano espanso, autentica dell'artista su foto. Allora qui, come tutti i Gilardi che noi abbiamo presentato nelle ultime settimane, hanno la caratteristica di essere pieni, quindi ricchi di dettagli, molto molto belli, che poi dopo uno possa dire che comunque questo genere a me non piace, però
è un gusto personale, ma quando andiamo a parlare dell'opera e quindi di come è eseguita, parliamo di un'opera che è davvero oggettivamente bella e molto piena di dettagli. Quindi non è un'opera arida, è un'opera davvero ricca. Andiamo a guardare i colori, le arance che sembrano vere, il tronco dell'ulivo, le olive stesse, cioè abbiamo veramente dettagli, colori e sfumature che sono molto molto precise, perfette, reali. L'ho davvero detto più una volta, i Gilardi che noi presentiamo o sono vecchi e belli o sono belli e nuovi. Non prendiamo Gilardi vuoti, cioè quelli che hanno belli lo stesso per carità, però che hanno una parte che non è piena. Non a caso tutti quelli che abbiamo visto abbiamo confermati tutti. Cioè, questo è molto benaugurante, oltretutto, con l'olivo. Esatto. E il colore di fondo è meraviglioso. Guardate, il tronco è fatto da Dio e il colore di fondo è veramente bello. Adesso Gilardi, l'ho detto l'altro giorno, qualcuno l'ha capito, Gilardi farà quello che è successo a Salvo. Non pensate che lo diciamo così. Già si è visto negli ultimi 2 mesi, ma sarà sempre di più. Sempre di più, specialmente quelli belli e quelli vecchi. Ci hanno chiesto di rivederlo, lo facciamo rivedere, ci stiamo 2-3 minuti. Naturalmente chiamate, perché se oltre a chi ha chiesto di vederlo c'è qualcun altro che è interessato, chiamate, chiedete il prezzo e confermatelo, perché è davvero molto bello, davvero molto. No, adesso mi fa piacere che ci hanno seguito i nostri clienti e l'hanno confermati tutti. Adesso io sono alla ricerca anche di altre cose, chiaramente, che però già costano di più. Quindi non è che lo dico io, sarà così per un lungo tempo, come è successo, ripeto, a Salvo. Sapete la performance di Salvo e questo sarà uguale. Tecnicamente Gilardi non ha niente da invidiare a nessuno scultore. Voi mi raccomando, nel frattempo scrivete, chiamate, cercate di capire, e se tra le opere che avete visto c'è qualcosa che volete rivedere, avete la richiesta che io ritorni sull'opera, mi raccomando, chiedete senza problemi, noi torniamo a farvi rivedere le opere in maniera un po' più approfondita. Questo è davvero bellissimo, non ve lo perdete, perché davvero la settimana scorsa abbiamo dedicato diciamo una parete intera alle opere di Gilardi e è stato veramente un grande successo, quindi questo un po' a dimostrare davvero che è un artista che insomma non va lasciato qui in galleria appeso, ma lo dovete confermare. Quindi mi raccomando, so già, perché vedo dal centralino una visione ben chiara, stanno arrivando richieste proprio per questa opera, per cui anche oggi sicuramente avrà la sua valanga di telefonate, di richieste, perché davvero è il momento giusto. Quindi mi raccomando, se c'è anche qualcun altro che vuole chiamare, vuole chiedere, mettetevi in coda, perché sicuramente per quest'opera bisognerà mettersi in coda.
bellissima l'inquadratura in questo momento, che godiamo il quadro a tutto tondo, malgrado la teca, che però è necessaria in queste opere, e devo dire che forse la più fotogenica in questo momento, sì, come colori. È un'opera che ha un colpo d'occhio davvero molto anche interessante. Se da vicino è più chiara, come sempre, come tutti gli altri. Girardi è un artista che ha compiuto 80 anni l'anno scorso, lavora ancora molto, ha fatto un'ottima fondazione, si stanno preparando tutto per chi vuole poi aderire per il catalogo generale, molto onestamente, perché se uno manda le foto ci vogliono 200 euro e basta, non è che ci vogliono di più. E devo dire che sta facendo un lavoro di pulizia molto bello, ma anche la galleria che si occupa dell'archivio è una galleria seria. Non li fate scappare. Vi ricordate quando un 50-50 di Salvo costava 7, 8, 11, 10 mila euro? Adesso andate a comprarlo un 50-50 di Salvo. Ci vogliono 45-50 mila, se non 60. Questo succederà a Girardi, state tranquilli. Ma non ve lo dico per farvi comprare il quadro, ve lo dico perché è la verità. È la realtà, non ci piove. E stiamo un altri 2-3 minuti sul Salvo, perché le richieste sono parecchie. Poi rifacciamo il giro sui big size Stefania, e spero che forse era meglio che facevamo pagare il biglietto oggi, perché vedere queste opere che adesso andrete a vedere le potrete vedere solo in un museo. Ma non parlo così perché sono quattro opere, cinque anzi per essere precisi, di cinque artisti super, ma queste sono opere di livello alto, non le solite, ecco, questo voglio dire. Allora, sicuramente questa di Girardi è un'opera che vi consigliamo, sì, sì. Da affrettarvi a confermarla, perché, ripeto, già appena l'abbiamo fatta vedere ci sono state altre richieste, quindi vi consiglio di confermarla se vi interessa. Questa comunque... è uno degli artisti che, se volete, ve lo scrivo nel contratto, fra un anno vi siete stufati e me lo riportate e prendete i vostri soldi. E questo l'ho fatto per Boetti e nessuno me l'ha riportato, purtroppo. L'ho fatto per Salvo, nessuno me l'ha riportato, purtroppo. È così. Un Boetti 22x23 venduto da noi a 18.000 euro a un cliente 4 anni fa, della Sardegna, ha fatto 150.000 euro all'asta. Cioè, capite? Adesso non dico che succederà anche a Girardi questo, però... L'escalation di Boetti e di Salvo ha avuto questi termini, e questo sarà uguale. Bene, adesso andiamo ai big, e andiamo a questo rosso pompeiano che in televisione non rende, ma peccato, venite a vederlo qui, oppure a casa, chiaramente. Perfetto, ricominciamo di nuovo il nostro giro, e se nel frattempo avete richieste particolari, chiamate in modo che ritorniamo dove preferite andare a, diciamo, a buttare un po' più l'occhio. Allora, qui siamo sul primo dei tanti big di questa diretta. Stiamo per rivedere tre protagonisti della transavanguardia con tre opere davvero belle e di altissimo livello. Abbiamo parlato anche di una puntata di qualità, una puntata dove, tra virgolette, in maniera, diciamo, anche simpatica, si è detto dovremmo far pagare il biglietto, ma non semplicemente perché davvero è come entrare in un museo, come entrare, no? per visitare un luogo comunque di una certa importanza. E quindi vediamo questa, tra virgolette, possibilità, nonostante che sia televisiva, ma è comunque una possibilità davvero molto bella. E approfittare
di poter vedere con i vostri occhi queste opere è un regalo altrettanto importante. Quindi, se tra voi c'è qualcuno che è interessato a questi capolavori, perché stiamo parlando di questo, di capolavori, il mio invito è quello assolutamente di chiamare il nostro centralino per confermarle. Chiedete che vi vengano portate a casa, dovunque voi siete, avete la possibilità di godere della bellezza di queste opere con i vostri occhi, quindi vi stiamo davvero mettendo tra le mani delle opere che hanno delle provenienze importantissime, di livello altissimo, e ve le portiamo a casa vostra per farvele vedere, quindi insomma non è cosa da poco. Qui siamo davanti a un'opera meravigliosa di Mimmo Paladino con questo rosso così intenso, rosso pompeiano, molto bello, che mi dispiace davvero notevolmente che voi da casa non riusciate a vedere la tonalità di rosso, ma questo va ad avvalorare quello che dicevo prima, cioè dovete chiedere che vi venga portato a vedere, in modo che avete la possibilità di, ecco, di apprezzarlo per com'è realmente, per come è stato pensato, per come è stato realizzato dall'artista. Red Studio 1 del 2007, dimensioni 120x100, olio su tela. Certificato di provenienza e autentica Galleria Tornabuoni Firenze. Pubblicazione sul catalogo Mostra Arte Moderna e Contemporanea, antologia scelta 2008, 2011, 2015, 2021. E la pubblicazione, naturalmente il catalogo del 2016 seguirà l'opera. Io adesso ve lo faccio vedere per chi magari si è collegato solo adesso e prima non ha avuto modo di vedere la pubblicazione. Tanto ve lo prendo e eccolo qua. Questo è il catalogo Tornabuoni Arte che seguirà l'opera, naturalmente, per chi andrà a confermare. Ah, tutta pagina, c'è la pubblicazione. Tutto, sì. Bellissimo da tenere, oltre che perché poi il quadro è pubblicato, ma è molto, molto bello, qualitativamente alto. Le dimensioni importanti di questo big, perché 120x100... L'ingombro sarà di più perché con la cornice che abbiamo fatto, bellissima, sarà di più, però il quadro è molto bello, molto grande. Un quadro di questi riempie tutta una parete di un salone. Il rosso, ripeto, non rende in televisione come è quello, perché qui in televisione sembra proprio più aranciato, più spento, invece è rosso proprio, rosso pompeiano. Sono quadri importanti questi, io capisco perfettamente che non sono per tutte le tasche, però chi può compri solo la qualità, non compri roba media, non compri la firma, compri la qualità. Non tutti possono purtroppo, però d'altronde vi abbiamo dato anche la possibilità di avere dei pagamenti dilazionati, quindi... Questo è sicuramente un bellissimo paladino. Io ho conosciuto il maestro, un tipo non facile, però un artista, si vede quando parla, quando ragiona, artista di grande livello. Facciamo parlare il quadro da solo. Fa parte di una serie, non uguale chiaramente, in cui lui sperimenta il rosso, infatti si chiama Red Studio 1, questo è il primo, diciamo, che lui ha studiato molto bene i rossi
E questo è il primo studio fatto, veramente ben riuscito. Tutti gli elementi della pittura di Palladino, la testa umana, più la testa bendata, tutti gli accessori della vita e queste emblematiche X. Guardatele bene. Stefani, fai vedere il particolare delle due teste vicino. Questo è un dettaglio molto, molto particolare. Grazie all'inquadratura riusciamo a vedere bene. Come comunque, insomma, si è detto, è un'opera per intenditori, un'opera importante, quindi anche un investimento. Non è un'opera alla portata di chiunque, ma giustamente perché... Nella danza avanguardia, gli artisti in cui l'elemento umano non manca mai sono proprio Palladino e Chia, anche Clemente, ma Palladino e Chia in particolar modo. Infatti oggi portiamo due opere di livello altissimo, altissimo. Oserei quasi dire che quella di Chia è ancora più alta. Ecco, vedete il particolare delle due, come rappresenta l'uomo, no? L'uomo più l'uomo bendato, l'uomo quasi... A prescindere l'uomo che la mummia, tanto per dare un'idea, quindi la storia, un'opera veramente di grande qualità. Vedetele a casa queste opere, vedetele a casa, date retta. Sì, è assolutamente importante che capiate, diciamo, che le opere vanno acquistate sulla base di una valutazione fatta con i vostri occhi, quindi dovete confermare per vederle. Questo è importantissimo. Se avete anche, tra virgolette, il sospetto che l'opera vi piaccia e vi interessi, io credo che sia corretto anche per voi stessi darvi la possibilità di vederla e non perderla questa priorità, perché magari arriva qualcun altro e voi non avete più modo di vederla. Invece così quantomeno vi date una possibilità in più. Quindi mi raccomando, avete questa diciamo operazione a disposizione, quindi non la eliminate, cioè consideratela. Io capisco che voi vi fate trasportare molto dal discorso dell'asta, perché magari l'asta è più dinamica, no? C'è il momento in cui bisogna fare l'offerta, c'è un'adrenalina diversa che ci sta, ma qui voi non state giocando, qui voi acquistate la qualità che è diverso, quindi investite il vostro denaro su qualcosa che è una qualità altissima e quindi qualcosa che ha bisogno di tempo, non è una cosa che si fa per correre dietro. Esatto. Lo vedete tutto adesso. È davvero molto maestoso come opera. Cercate anche di immaginarlo un po', no? Nella parete che avete a casa o non so dove immaginate di poterlo inserire, che sia in uno studio piuttosto che in una sala importante, è comunque davvero molto 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 d'impatto. Vediamolo insieme, perché il cosiddetto discorso dell'elemento umano, che sono due cose diverse, quella di Chia e di Palladino. Ecco. Ma se qui li vedete, vedete che belli, grandi, per carità, sarebbero l'ideale avere in coppia, no? Su una parete, certo, ci vuole la casa grande, la parete grande e la tasca grande. Però queste sono le opere. Non andiamo cercando
quelle opere che non si sa chi sono. Due grandi artisti, sì. Poi entrambi visto così... provenienti da gallerie importantissime italiane, specialiste, specialmente chi ha... Bagnai è uno specialista di chi ha fatto più di una mostra. Guardate che bellissima coppia. Diciamo che avete proprio a confronto due opere importanti, due artisti importanti della transavanguardia e diciamo due esempi di come gli artisti vedono l'immagine dell'uomo nella loro espressione artistica. Sicuramente due visioni differenti, ma entrambe sono davvero molto ricche di dettagli. E tanto espressive, ecco. Mi raccomando, chiamate il nostro centralino per sapere il prezzo e vi ricordo che c'è sempre la possibilità di fare un pagamento dilazionato in 6 mesi a interessi zero e di confermare perché vi venga portato in visione e che confermando non avete alcun vincolo, non andate ad acquistare nulla, semplicemente vi date la priorità di poter visionare l'opera. Allora, stiamo provando a fare una panoramica, diciamo, angolare, dove così avete un po' la visione di tutti e tre, quindi delle tre opere, parlando di transavanguardia. Ecco qua, tre artisti messi a confronto tra loro. La coppia era bella, il trio è meglio ancora. Sì, direi, mi sposto anche per darvi proprio la possibilità di vedere a colpo d'occhio, no? Che sono davvero... tre opere di splendide. Una grande bellezza sicuramente d'impatto. Probabilmente qualcuno non conosce bene le opere della transavanguardia, perché queste si rendono, chi la conosce bene sa che queste qui sono tre opere di qualità altissima e di provenienza super. L'ultimo, il Cookie, grande, perché è 100% vendi i Cookie. Sì. Sembra più piccolo del Paladino, ma è la stessa misura, perché non ha la cornice, chi c'è la cornice d'artista, quindi di metallo. Ma questo viene da Bishop Berger, signori miei, da Tony Schiafrasi, da Christie's in New York. Cioè, capite? Cioè, questi sono i quadri. Gli altri cucchi che vedete in giro sono belli, ma questi sono un'altra cosa. Tutte e tre opere di grande livello. E hanno provenienze di grande livello, quindi quello va sicuramente a dare valore aggiunto a questa trasmissione, quindi alle opere che vi presentiamo. Ecco, facciamo parlare le opere per 5 minuti, poi andiamo avanti, anche se c'è una richiesta sul Gilardi, però aspettiamo, prima rimaniamo qui, poi vediamo Schifano e poi vediamo Gilardi. E poi Vasarelli. Restiamo qualche minuto con questo fermo immagine e vi diamo la possibilità di chiamare per chiedere i prezzi, per avere informazioni su queste opere. Sono sicuramente tre opere importanti, tre opere che hanno un valore aggiunto anche per la loro provenienza. Quindi 2-3 minuti in modo che andate un po' a trovare il tempo per chiamare o chiedere informazioni.
Intanto ci tengo, diciamo, a ricordare quantomeno che stanno arrivando richieste importanti, soprattutto sul Palladino, che ha davvero avuto un impatto importante sul nostro pubblico, giustamente perché comunque abbiamo presentato un capolavoro di una bellezza che, nonostante che non si riesca davvero a vedere il rosso originale che noi vediamo qui fisicamente, anche questo insomma, abbiamo un grosso interesse infatti sul Palladino. C'è un grande riscontro, infatti stavamo proprio dicendo molto, questo. Molto molto bello. E questa è sicuramente una cosa che ci fa piacere, sapere che c'è chi ha gradito la presenza di quest'opera. Vi facciamo vedere lo Schifano, per favore? Allora, io ve lo dico adesso, questo Schifano qui, se non lo comprate entro, vi dico anche la data, entro il 18-20 di febbraio, ve lo dico già adesso, questo Schifano andrà all'asta in una casa d'asta importante, dove lo pagherete di più, come è successo per altre cose, come è successo per i Perilli, come è successo per il... Ve lo ricordate il Pietralli? Sì. Allora, Pietralli ha fatto il record all'asta di Christie's Milano, era il mio Pietralli, il nostro Pietralli. E voi non l'avete preso in considerazione qui. Ha fatto 140.000 euro più diritti il Pietralli. E voi l'avevate qui, possibilità di acquistarlo a 120. Succederà uguale adesso con lo Schifano, vedrete. Ma tanto è così, Nella speranza che qualcuno lo confermi prima del 18 febbraio, che qualcuno prenda l'occasione. Ah, 18, scusa, 20 ti ho detto, perché 18 c'è un appuntamento importante. Dopo il 20 di febbraio, diciamo entro febbraio, abbiamo fino al 20 febbraio per valutare quest'opera. Comunque, se c'è qualcuno che insomma vuole avere un capolavoro di Schifano e non rischiare di doverlo pagare di più rispetto a quello che vi chiediamo noi, credo che sia giunto il momento di dare una conferma per quest'opera di Mario Schifano. È grandissima, grandissima, dai misure. Il grandissima, io penso che visivamente si veda già l'impatto, perché ripeto, 150x130, stiamo parlando di un'opera molto maestosa, davvero grande, quindi comunque dovete avere una parete adatta per poterle inserire. Appunto, ve la portiamo a vedere. Appunto, ecco una cosa, diciamo... Allora, è un'opera grandissima, bellissima, con l'autentica dell'archivio Monica Schifano e con la dedica. Cioè, ecco, è provenienza dall'atelier Schifano, ma cosa deve avere di più lo Schifano? Tutte le caratteristiche per essere confermata subito, perché effettivamente non ci sono... In fiera a Bergamo ho visto dei 100-100 chiedevano 70.000 euro. Chiedete il prezzo di questo, chiedetelo. Allora, intanto vi vado a dire un po' di dettagli. Questo è del 1992, le dimensioni sono 150x130, smalto e acrilico su tela. Quest'opera è regolarmente registrata presso l'archivio Mario Schifano Roma, provenienza diretta dall'artista, dedica al verso, conferma Schifano per te. Quindi ha caratteristiche che insomma vanno a darne un valore aggiunto all'opera stessa. Importante la dedica che si presume sia per la moglie, l'archivio, che comunque è un archivio importante, l'opera in sé è un capolavoro, perché davvero se andiamo a guardare l'opera oggettivamente per la sua bellezza, acquistate sicuramente un capolavoro, è veramente molto bello. È un binomio perfetto tra quella che rappresenta la natura e quello che è l'umanità, che un po' no, si contrasta, c'è cioè un po' di, diciamo di, cioè come se fosse il rapporto contrastante tra la natura e l'uomo. È molto dettagliato nelle sfumature, nell'utilizzo dei colori, che se noi andiamo e ci avviciniamo con la telecamera e andiamo a vedere proprio i dettagli, vedete come vado ad utilizzare i colori, e sono veramente sovrapposizioni, un colore sopra l'altro, uno sopra l'altro, come se uno volesse continuare a coprire i colori che sono sotto.
Ma le sfumature, anche l'azzurro che vedete qui, il dripping voluto, assolutamente voluto, ci sono dettagli davvero molto molto belli, oltre al fatto che vi ricordo che il bianco che vedete è dipinto di bianco, quindi non è la tela bianca, ma è dipinta. Lui ha fatto questo per far vedere il dripping, no? Quindi c'è, qui, questo è un quadro dipinto, non c'ha tecniche particolarmente nuove, questo è un quadro, c'è la pittura, c'è tutta la pittura. È lo Schifano che dipinge, è chiaramente i colori più scuri perché è il periodo del 90, degli anni 90, in cui praticamente c'era uno Schifano più... meno aggressivo, più pensoso, più ritornato vicino a una famiglia. Questi sono tipici, no? Come gli anni 60, la carta dei pacchi stupende e via dicendo, poi abbiamo gli anni 80 coloratissimi, gli anni 70 non facilmente definibili, questo è un quadro tipico di questo periodo. I colori, il verde, il marrone, schiariti da questo cielo azzurro che sembra messo a rovescio, no? Non voglio dire altro, le caratteristiche ve lo dite, la dedica, l'autentica della moglie, la grandezza del quadro e non ultima la qualità del quadro, perché sì. Cioè, fare un quadro di questa misura qui, 150x130, signori miei, tenete presente che il paladino che abbiamo visto, gli altri cookie, chi ha? Sono 120%, questo è 150-130. È il più grande in assoluto rispetto agli altri. Meraviglioso. Questo angolo che abbiamo visto di big size, uno più bello di un altro. Provenienze, allora ripeto per chi si è messo in contatto adesso, il paladino che poi rivedrete, provenienza, Galleria Tornabuoni, la più grande galleria italiana, è pubblicato nella rassegna di Tornabuoni. Il Chia, provenienza Bagnai, sicuramente la galleria più importante per Chia, che ha fatto più mostre di Chia. Il Cookie, Bishop Berger, Bruno Bishop Berger, Svizzera, Germania, tra i più grandi galleristi, forse tra i primi tre galleristi d'Europa. Tony Schiaffrasi, il numero uno di New York. Christie's, Asta Christie's, cosa deve avere di più? E questo Atelier Schifano, cioè voglio dire, ma cosa, questi sono i quadri, questi sono i grandi quadri, non quelle robette che volete prendere all'asta a 4 soldi, che poi a 4 soldi non prende niente all'asta, niente, perché quando costano poco all'asta significa che valgono poco, perché i quadri belli, noi l'abbiamo avuto l'esperienza personale, quando sono belli all'asta aumentano, cioè un nostro, lo dico per informazione, un nostro vedova, 1,20 m per 1,20 m, molto bello, è partito 80.000 euro, ha fatto 160.000. Era il nostro. Comunque, abbiamo visto quest'angolo meraviglioso che, ripeto, è museale. Adesso rivediamo l'ultimo big capolavoro, che anche questo ha una provenienza incredibile perché ha fatto museo a Caracas, 2 volte venduto da Christie's a New York e poi la galleria, ha fatto una mostra, una galleria spettacolare belga di Bruxelles. Vediamo il Vasarely e poi andiamo sul Gilardi che fra 10 minuti tolgo. Allora, ci rispostiamo di nuovo su Victor Vasarely. Eccoci qua, alla posizione numero 7, rivediamo un'opera meravigliosa di Victor Vasarely del 1975, dimensioni 103x103, acrilico su tela, certificato di archiviazione su foto a cura di Pier Vasarely. Dunque, ve l'abbiamo presentato prima, è un'opera che ha avuto tanta richiesta, ha riscontrato un forte interesse da parte del pubblico che ci segue, ma anche in fiera. Stiamo vedendo quello che è lo scheletro di un progetto iniziale
su cui poi, no, lui sviluppa i suoi colori, quindi un po' il progetto di partenza. Un progetto che sembra realizzato a computer, invece è perfettamente realizzato a mano. Ed è molto molto elegante e raffinato, perché i colori che sono scelti, diciamo, gli vanno a dare questa forza di eleganza, questa raffinatezza, che sono davvero quasi prepotenti, nel senso che il colore delinea proprio la perfezione. Un gioco, diciamo, di illusione ottica, perché siamo nel periodo dell'optica l'arte, quindi un occhio che si confonde, quindi è un'arte che non va ad emozionare il cuore, quindi non va diciamo, a toccare quelle che sono le nostre emozioni, ma va ad illudere un po' il nostro occhio, quindi ci confonde. Un'opera davvero bella. Bella, ma soprattutto un'opera per un pubblico un po' più di intenditori, quindi un pubblico di nicchia, perché è sicuramente un'opera importante. Vero che oggi vi stiamo presentando tutti grandi big, quindi vi stiamo presentando grandi opere, per cui diciamo che questo oggi ci sta perfettamente in linea con le opere che stiamo presentando. Se siete interessati, chiamate il nostro centralino, inviate messaggi come state già facendo, ma confermateli, perché comunque sono opere che vanno assolutamente viste da vicino. Anche per questa vale sempre l'opzione della dilazione in 6 mesi a interessi zero. Quindi avete sicuramente questa formula a disposizione. Vi vado un attimino anche a ricordare quelle che sono, diciamo, le provenienze di quest'opera. Mendoza Foundation Caracas, e poi è stata venduta 2 volte a New York alla Sta Christie's, quindi una volta nel 91 e poi nel 92, e poi alla Gallery Smith di Bruxelles, quindi abbiamo anche qui delle provenienze molto molto importanti. Io non dico niente perché è un Vasarelli, questo è un Vasarelli, Time Cross intenditori, un Vasarelli. Capisco che quelli colorati possono essere più ruffiani, quelli degli anni 80, però questo è Vasarelli, non ci piove. Lui, diciamo che i primi progetti di questo tipo l'ha cominciato a fare negli anni 60, questo è del 75 mi sembra, cioè voglio dire, sì, anche questo, più di 1 metro per 1 metro. Metro 103 per 103, voglio dire. Tenuto da Dio, un quadro che ha quasi 50 anni, è tenuto benissimo. Ma anche perché noi li guardiamo, i quadri, non è che siamo un po' esigentini su questo. Ve ne siete accorti con i Gilardi, adesso poi ne vedrete anche altri quadri che potrebbero stare in qualsiasi galleria importantissima mondiale, e quadri che potrebbero andare in qualsiasi asta, quadri che potrebbero stare in grandi collezioni. Non voglio dire altro. Beh, sicuramente va immaginato anche dove posizionarlo, quindi io personalmente lo vedo bene in un loft, in un appartamento insomma, particolarmente moderno. Perché? Perché dà un carattere molto forte. Io lo vedo bene anche sopra un camino francese fino all'Ottocento. Nero, di marmo nero. Questo. Anche. Con i fregi bronzati, guarda bene i colori che ha dato lui. Sì, perché c'è l'oro che sicuramente va a creare, diciamo, un'armonia anche con uno stile diverso rispetto a quello moderno. Però è particolarmente bello, quindi. Però come insomma, ha detto anche il nostro direttore, si rivolge, diciamo, ad un pubblico un po' più. Queste sono opere che chiunque li veda poi entra in una casa non può che annuire e dire bravo. 5 opere abbiamo visto, big size, una meglio di un'altra. Paladino, Cucchi, Chia, Schifano, Vasarelli. Cosa dobbiamo dire di più? Adesso stiamo altri 2 minuti qui, poi siccome c'è una richiesta che è venuta poco fa, andiamo sul Gilardi, che è l'intruso.
Mi raccomando, quindi se siete interessati a quest'opera di Victor Vasarely, chiamate il nostro centralino e confermate. Io capisco che si tratta di un'opera importante, quindi si rivolge, diciamo, ad un pubblico diciamo di intenditori, ma sono certa che tra il nostro pubblico, tra i nostri clienti, ci sia qualcuno comunque che saprebbe anche apprezzare molto bene quest'opera. Quello che c'è di certo... Ci sono. Sì, no, ma... Anche clienti importanti, oltretutto. Adesso vediamo che Riccardo sta facendo una foto al quadro importante, Sì, stanno arrivando parecchie richieste, quindi ci sono, insomma, ecco, si sono mossi molti clienti interessati alle opere, perché comunque abbiamo inserito una trasmissione con opere di altissimo livello, quindi questo denota il fatto che voi che ci seguite da casa avete interesse anche in opere molto alte, quindi è vero sì che a volte si cerca un po', tra virgolette, l'affare, no? Ma qui c'è tanta qualità, e il fatto di avere tanta richiesta di interesse in una trasmissione di alta qualità è sicuramente un segnale molto positivo. Qualcuno che non è avanti alla TV, ma ci sta vedendo dal telefonino, ci chiede dei particolari. E i collezionisti attenti comprano, ripeto, in base alle tasche, ma comprano magari meno, ma sempre roba di qualità. Invece di comprarne tre di quadri, ne comprano uno. Spendono uguale, ma comprano una cosa di qualità che un giorno, quando vuole vendere, la vende facilmente. Ma non la vende, ripeto. Gilardi, vai. Gilardi, che allora, ho detto che come è successo a Boetti, è successo a Salvo, c'ha un'escalation che è cominciata e finirà fra un anno e mezzo, dove un quadro come questo costerà 30.000 euro. Adesso è il momento, diciamo, di approfittare, come giustamente state facendo, perché sia sabato scorso che oggi, diciamo che è stato protagonista un po', no, con le tante richieste, e anche oggi, insomma, nonostante che è un intruso di questa trasmissione, ha ricevuto tante richieste. Olivo e aranci di Piero Gilardi, anni 2000, dimensioni 50x50, poliuretano espanso, autentica dell'artista su foto. Voi adesso guardate veramente quanti dettagli ci sono, tanti, partendo anche dallo sfondo, che è uno sfondo chiaro, quindi uno sfondo anche un po' più luminoso rispetto a tanti altri che sono sempre scuri, quindi anche un po' particolare, ha un colpo d'occhio davvero comunque impattante, vuoi per i colori scelti sicuramente e per i tanti dettagli. Adesso magari un attimino con la telecamera, se riusciamo a farlo vedere un pochino dentro, magari ci mettiamo di lato, perché un po' col gioco dei riflessi non è facile vedere tutto, però sicuramente il nostro Stefano riuscirà a farvi vedere benissimo ogni dettaglio. Così vedete bene la particolarità di quello che c'è dentro. Intanto vi ricordo che è degli anni 2000 e che le dimensioni sono 50x50. Grazie, buonasera. Buonasera.
adesso state proprio guardando e vedendo tutti i dettagli. Guardate il tronco dell'ulivo, com'è proprio, sembra vero. Le arance hanno proprio una caratteristica molto molto vicina alla realtà. Bello, davvero bello, ricco di elementi. E naturalmente un'opera che sta avendo tanta richiesta, che ci sono, insomma, ha dimostrato di avere un pubblico vasto di interesse. Stanno arrivando davvero tante richieste per questo Girardi che abbiamo a disposizione in questa diretta. Guardate, il dettaglio delle olive è davvero meraviglioso, sembrano vere. Mi raccomando, confermatelo perché insomma, è super richiesto, quindi di certo non resterà molto ancora appeso qui. Ah, siccome stanno veramente arrivando tante richieste per questo Giraldi, come noi ci aspettavamo, perché onestamente non siamo stupiti di queste richieste, perché avendo visto la settimana scorsa l'abbiamo dato un po' per scontato, e vi confermiamo che tante sono le persone che stanno chiedendo e che stanno valutando. Io vi dico, mettetevi in coda, confermate, perché tanto comunque sia è un'opera che avrà le sue richieste. Poi al primo che conferma ne arrivano altre 5 dietro, tanto è così, come è stato sabato scorso. Sabato scorso è stato confermato il Girardi, subito dopo sono arrivate altre conferme che sono state messe in coda, perché le persone hanno tanto interesse in questo momento per questo artista, anche perché il prezzo che voi avete adesso è ancora, diciamo, un prezzo assolutamente accessibile, quindi mi raccomando, cercate di non perdere tempo, non fate passare altro tempo, confermatelo, ve lo portiamo a vedere, ve lo vedete a casa con calma, ve lo ammirate, ve lo studiate bene in ogni dettaglio e poi decidete se acquistarlo. Sapete anche che avete la possibilità di pagare rateizzando il pagamento in 6 mensilità ad interessi zero. Voglio essere ripetitivo, però forse anche lo dico anche per chi si mette in ascolto adesso. Noi Girardi li prendiamo tutti belli o datati e li abbiamo venduti tutti. Questo qui l'abbiamo preso poco tempo fa, è molto bello, li prendiamo molto pieni. E Girardi sta avendo l'ascesa che ha avuto Boetti prima e ultimamente Salvo, e lo stesso discorso succederà per Girardi. Questo ne sono sicuro. Tanto che l'ho detto e lo ripeto e lo confermo, che se lo confermate e lo pagate, fra un anno non lo volete più, me lo riportate e vi ridò i soldi. Stop. Ma non me lo riportate, perché l'ho detto per Boetti, ripeto, l'ho detto per Salvo, nessuno mi ha mai riportato niente. Adesso stiamo
Stefania, stiamo una decina di minuti qui. Poi, mi sono scordato che se volete, in palinsesto era previsto, ma siccome non facevamo in tempo, comunque abbiamo su un Jenkins. Se qualcuno è interessato a una carta di Jenkins bellissima, ce lo dica, 2 minuti lo facciamo vedere. Però adesso stiamo fermi su Gilardi e poi andiamo avanti. Allora, dato che restiamo qui, comunque vi ripeto un po' i dettagli di quest'opera. Il titolo è Ulivo e Aranci. L'anno è, siamo negli anni 2000 e le dimensioni sono 50x50, tecnica poliuretano espanso, autentica dell'artista su foto. Come avete visto, se avete già visto anche la trasmissione della scorsa settimana e se non l'avete vista andatela a riguardare sul nostro sito, le opere che abbiamo selezionato da proporvi sono opere assolutamente belle, ricche di dettagli, piene di sfumature, proprio perché abbiamo fatto una scelta che in realtà ci ha premiato, perché si è visto proprio, ecco, l'interesse da parte vostra nel chiamare, perché le opere erano particolarmente ricche di dettagli, particolarmente belle. E questa è l'ultima delle tre che abbiamo presentato sabato, per cui avete questa diretta a disposizione per confermarla, fatelo. State chiamando veramente in tanti, se state scrivendo su WhatsApp, confermate, vi verrà portata, la potete vedere con i vostri occhi. Avete la possibilità di avere un'opera di un artista che comunque, come ha detto il nostro direttore, sta facendo il suo percorso e è anche un'opera, per chi ama questo genere, per chi ama la scultura, sicuramente un'opera molto molto bella. È un'opera che già a colpo d'occhio ha il suo effetto impattante, perché i colori scelti, le sfumature, è davvero tanto ricca, molto molto particolare. E poi un'altra cosa, i simboli che stanno all'interno di quest'opera sono simboli che per la tradizione, un po' una tradizione italiana, un po' una tradizione che viene anche dalla storia dell'Italia, no? Che è un'Italia contadina, che quindi ha delle tradizioni importanti. L'ulivo e le arance sono un messaggio di abbondanza, di prosperità, di buon augurio. Quindi ha anche è incentrato anche su un tema che lega le basi della nostra storia, quindi l'agricoltura, su cui si basa un po', no, le nostre radici. In più con questo dettaglio che ecco, portare prosperità e abbondanza. Quindi è un quadro molto positivo. Il colore non rende in televisione perché è molto più chiaro, però noi siamo in giro per l'Italia lunedì, martedì, la settimana prossima siamo a nord, quindi non fatevi remore se volete vederli senza impegno, tutto il palinsesto è a vostra disposizione. Sul Gilardi abbiamo un'opzione. Però chi lo conferma è la sua, la prima. Ah, una cosa che non ho detto oggi, al 90%, dico al 90 per essere cauto, a giugno, i primi di giugno, cercheremo di avere dei quadri, cioè le opere, sia quelle che abbiamo venduto, perché chi l'ha comprato ce l'ha promesso, sia altre opere nuove, proverò a fare una mostra proprio di Gilardi. Adesso devo mettere a punto alcune cose. Sicuramente stiamo buttando le reti in tutta Italia per prendere roba bella e roba datata. Quindi andiamo di nuovo sul Paladino, per favore.
Allora, dopo esserci soffermati un po' sull'opera di Girardi, adesso invece ritorniamo su un altro, un big che ha avuto fortemente tante richieste in questa diretta, che è Mimmo Paladino. Veramente oggi insomma, ci sono state tante chiamate per quest'opera, Red Studio 1. Quest'opera è del 2007, le dimensioni sono 120x100. Olio su tela, certificato di provenienza autentica, Galleria Tornabuoni, Firenze, pubblicazione su catalogo mostra arte moderna e contemporanea, antologia scelta 2008, 2011, 2015, 2021. Qui siamo davanti a uno dei principali esponenti della transavanguardia, che poi dopo insomma, andremo a vedere, che non è solo in questa trasmissione, ma si presenta con Kia, con Cucchi, quindi abbiamo creato un angolo ad hoc dove presentare questi esponenti della transavanguardia. Qui abbiamo un po' l'immagine che Paladino ha dell'uomo, no? Come lui lo rappresenta. E questo rosso, che è un rosso davvero molto molto bello, che io vi consiglio di vedere da vicino. È vero che questa è un'opera molto importante, un'opera che ha una provenienza importante e ha anche un costo importante. Quindi non ci nascondiamo dietro un dito, siamo onesti nel parlare. Noi ci rivolgiamo con un'opera del genere ad un pubblico che sicuramente può fare un investimento di questo tipo, che può scegliere di avere nella sua collezione, magari anziché acquistare 10 opere differenti che hanno un costo minore, acquistarne una, due, tre di qualità molto più alta, che vanno sicuramente a dare un valore aggiunto alla propria collezione. Ci sono collezionisti di questo livello e sicuramente tra i nostri clienti ce ne sono in tanti. Noi ne conosciamo di clienti che hanno questa capacità di poter investire e la qualità di riuscire a capire quali sono le opere di un certo livello su cui investire. Queste sono le opere che noi vi presentiamo, ma sono quelle opere di un certo livello su cui investire oggi. Davvero importante, importantissima la provenienza. Quindi parliamo comunque della Galleria Tornabuoni di Firenze. E qui, insomma, diciamo che sicuramente andrà in una collezione importante, sicuramente andrà a qualche collezionista che, insomma, ha una casa ricca di arte, perché sono opere destinate a determinati clienti, come è giusto che sia. L'arte ha un costo, ma l'arte ha un valore, quindi fortunatamente ce l'ha quel valore e dobbiamo cercare di dargli man forte a questo valore. Mi raccomando, quindi, per chi sta chiamando, per chi sta chiedendo informazioni, chiamate, parlate con Riccardo, vi mettete d'accordo sul come poterlo vedere, dove, quando, perché, senza problemi. Riccardo gira tutta l'Italia, non ci sono, diciamo, vincoli particolari. L'importante, ecco, che siate interessati a volerlo vedere e poi dopo valutate con tutta la calma del mondo. Avete però davanti un'opera di altissima qualità e ce ne siamo resi conto anche dalla vostra di risposta a quella che è stata la nostra presentazione. Uno poteva pensare, abbiamo presentato un'opera di altissima qualità, che televisivamente sì, magari c'è un pubblico che ok, sì, però non è interessato a questo genere di opere. Invece no, avete dimostrato che in realtà chi ci segue ha la qualità e la competenza di capire e comprendere questa arte qua. Quindi mi raccomando, noi stiamo aspettando le vostre conferme, chiamate, parlate con il nostro centralino, parlate con Riccardo e mettetevi d'accordo per poterla vedere. Ve la lascio ammirare qualche minuto nel dettaglio grazie all'immagine del nostro Stefano.
Nel frattempo comunque stavamo guardando e stavamo ammirando insieme quest'opera, stanno continuando ad arrivare richieste su vari artisti, tra cui naturalmente Palladino, ma abbiamo anche altre richieste, insomma, su altre proposte che vi abbiamo fatto. Prima di spostarmi, vi ripeto un attimo i dati di quest'opera di Mimmo Paladino, Red Studio 1 del 2007, le dimensioni importantissime 120% olio su tela, certificato di provenienza e autentica Galleria Tornabuoni Firenze, pubblicazione su catalogo, mostra arte moderna e contemporanea, antologia scelta 2008, 2011, 2015, 2021. Mi raccomando, per chi è interessato, chiedete che vi venga apportato. Confermate quest'opera. Allora, da qui ci spostiamo da un artista che ha avuto richieste oggi, quindi naturalmente noi siamo ben contenti di andarlo a rivedere nel dettaglio perché è uno di quegli artisti che noi riteniamo veramente eccellenti e soprattutto è una di quelle opere che riteniamo essere un capolavoro e sicuramente un'opera che merita di stare in una bella collezione. Mario Schifano con Gemelli. 1992, dimensioni 150x130, smalto e acrilico su tela. Quest'opera è regolarmente registrata presso l'archivio Mario Schifano Roma, provenienza diretta dall'artista. Dedica il verso con firma Schifano per te. Quindi ha tutte le caratteristiche per essere un'opera di qualità. Archivio, dedica. E provenienza, questa è la provenienza diretta dall'artista. Un'opera sicuramente dipinta molto bene, un utilizzo dei colori che va un po' a raccontare il contrasto tra l'umanità e la natura, va un po' a invertire le posizioni dei colori utilizzando i colori dell'azzurro in basso, il giallo in basso a terra e i colori della terra, il nero, il grigio, il marrone vengono utilizzati nella parte alta. E il volto, l'umanità che c'è dietro quest'opera che viene rappresentata dai due gemelli, che quindi ha sia l'aspetto della natura sia l'aspetto dell'umanità. Davvero un'opera particolare, ma la grandezza è sicuramente una caratteristica che insomma ha un suo peso perché in tutto il palinsesto che abbiamo visto oggi è sicuramente l'opera più importante, l'opera di maggior dimensioni, 150x130, quindi cercate di immaginarvela nella parete che avete in mente, diciamo, da dedicare a quest'opera, quindi 150x130. Questa è davvero un'opera molto bella, davvero molto bella. Un'opera che porta la firma di un artista che, insomma, nell'ultimo periodo abbiamo visto avere un successo importante. Abbiamo visto le sue opere degli anni 60 essere valutate da 1 milione di euro a 1 milione e 6, 1 milione e 3, insomma, abbiamo visto anche prezzi e numeri importanti. Noi oggi qui vi presentiamo quest'opera che è del 1992 che porta la firma di questo grande artista internazionale che è Mario Schifano, un'opera che ha tutte le caratteristiche. Lo Schifano è stato confermato, perfetto. Allora ringraziamo il cliente che ha confermato questo capolavoro.
Allora, Red Studio 1 del 2007, dimensioni 120x100, tecnica olio su tela. Certificato di provenienza e autentica Galleria Tornabuoni, Firenze. Pubblicazione sul catalogo Mostra Arte Moderna e Contemporanea. Antologia scelta 2008, 2011, 2015, 2021. Vi faccio vedere il catalogo, la pubblicazione. Il 2016. Questo catalogo seguirà naturalmente l'opera. Il catalogo è del 2016 e l'opera è pubblicata a piena pagina. Naturalmente stiamo parlando di una delle gallerie più importanti d'Italia, quindi il catalogo è bello anche non solo perché dentro c'è la pubblicazione dell'opera, ma è proprio bello il catalogo in sé, è sicuramente un, diciamo, un valore aggiunto importante. Allora, qui abbiamo comunque questo uno dei principali esponenti della transavanguardia, insieme poi agli altri che ci sono e sono altri big della transavanguardia. Qui abbiamo l'immagine dell'uomo, come visto da Mimmo Paladino, l'uomo visto dalla sua visione, e poi se andiamo vicino vediamo anche Chia, quindi abbiamo in confronto due immagini diverse. E qui un po' ci va a raccontare quello che è un po' la, mette dei simboli che rappresentano un po' la storia, il volto dell'uomo, un volto scoperto, e poi di fianco c'è un volto coperto come se fosse una maschera. Manda sempre questi simboli e questi segnali che vanno interpretati. E questo colore, che è sicuramente un rosso davvero molto intenso, che vi invito assolutamente a chiedere che vi venga portato a vedere, proprio perché è un colore che si riesce a vedere bene solo dal vivo. Restiamo qui perché tra le tante richieste vogliamo vedere se magari arriva anche qualche conferma, ma vi dico, se non confermate adesso, comunque anche dopo la diretta avete la possibilità magari di chiamare sempre il nostro centralino, di chiedere, di accordarvi per poter vedere l'opera. Io riesco, cioè vi dico, capisco e comprendo assolutamente che l'opera è di un valore importante, quindi non stiamo parlando di una cifra irrisoria, ma sicuramente di un investimento più alto, per cui non è che vi posso dire boom bam e confermate velocemente. Anche perché va un po' contro a quello che è il mio criterio, no? Nel senso far pressione su qualcosa come se fosse un oggetto qualunque, non è così. Noi qui comunque vi portiamo a casa l'arte, la bellezza dell'arte, la qualità, la storia, e secondo me sono oggetti, sì, ma sono oggetti che hanno un valore importante, quindi hanno bisogno di tempo per essere scelti, per essere valutati. E quindi quello che vogliamo fare noi è proprio dedicarvi questo tempo, lo facciamo attraverso la trasmissione dove avete modo comunque di vedere le opere e poi dandovi sempre la possibilità di farvele arrivare a casa. Arriva Riccardo, ve le porta e avete modo lì di andare ad approfondire un po' la scelta che avete fondamentalmente fatto di impatto visivamente, televisivamente. Quindi mi raccomando, se avete voglia di vederla, avete modo di chiamare anche dopo.
Poi troverete anche la trasmissione sempre in streaming andando sempre sul nostro sito, quindi realarte.it, la sezione dedicata al Real Arte in TV, e dentro trovate tutte le nostre trasmissioni. Quindi andate a rivedere bene nei dettagli, però davvero sicuramente qui abbiamo una qualità davvero altissima. Davvero altissima, partendo anche dalla provenienza, perché comunque stiamo parlando di una delle gallerie più importanti d'Italia, che è la Galleria Tornabuoni di Firenze, quindi una qualità garantita da una galleria così importante. Bene, abbiamo comunque dedicato tempo a quest'opera. Voi con calma, se avete piacere di vederla, chiamate il nostro centralino e chiedete che vi venga portata. Adesso però torniamo su un altro artista davvero importante che abbiamo presente oggi qui con noi in questa diretta, che è Victor Vasarely. Insomma, abbiamo davanti un'opera davvero meravigliosa, di un'eleganza unica. Qui parliamo comunque di quello che è un progetto iniziale, un progetto che racconta un po' poi dopo, no, il seguito dei suoi lavori. Qui parte da uno schema che poi dopo magari, ecco, si evolve. E quindi qui c'è un po' lo spirito di partenza dei lavori di Victor Vasarely. Uno schema realizzato totalmente a mano, nonostante che l'impatto è che sia una grafica realizzata al computer, invece è una meravigliosa tela dipinta a mano. I colori scelti, naturalmente il nero e l'oro, danno questo velo di eleganza, di raffinatezza, di modernità, assolutamente di modernità. E questo gioco di confondere, no, un po' l'occhio umano è una cosa che intriga, perché ci fa un po' ragionare sul fatto che l'arte non è solamente emozionale, ma è anche scientifica, perché questa non è altro che una scienza perfetta che viene, diciamo, messa in atto attraverso l'arte. Quindi c'è questo gioco di emozioni che sono visive in questo caso, perché ci va un po', no, a confondere. È un'opera che sicuramente si rivolge ad un pubblico, diciamo, importante, un pubblico di competenza, un pubblico di nicchia, un pubblico che sa che va a fare un investimento importante, come abbiamo parlato prima per quanto riguarda il Paladino. Comunque parliamo di opere un pochino più alte. Qui siamo nel 1975, quindi stiamo parlando di un'opera
che ha circa una cinquantina di anni, insomma, ci siamo, e li porta molto molto bene. Vi posso garantire che è veramente in perfetto stato, in perfette condizioni. È un'opera che sicuramente vista dal vivo ha 10 spanne in più, perché comunque ha un impatto visivo diverso, quindi il mio invito è sempre quello, soprattutto sulle opere di qualità, le opere di un certo livello vanno sempre viste dal vivo, quindi mi raccomando. Le dimensioni sono 103x103, la tecnica è acrilico su tela, certificato di archiviazione su foto a cura di Pier Vasarely. Allora, qui abbiamo, anche qui in questo caso, abbiamo una provenienza importante, perché comunque Mendoza Foundation Caracas, poi è stato venduto due volte a New York all'Asta Christie's nel 91 e nel 92 e alla Galerie Smith di Bruxelles, quindi parliamo comunque anche qui di provenienze di un certo tipo, di conseguenza anche qui parliamo di qualità. A volte uno dice, utilizza degli aggettivi che sono standardizzati, no, perché ci sono opere che meritano di essere descritte con questo tipo di aggettivi, non se ne possono utilizzare altri. Quando si parla di qualità, la qualità è quella, non ce la possiamo inventare. Per cui, qui mi raccomando, chiamate, chiedete al nostro centralino informazioni. Vi ricordo la possibilità di pagare rateizzando il pagamento in 6 mensilità ad interessi zero, per chi volesse usufruire di questa formula, tutti possono accedere a questo tipo di, diciamo, di agevolazione. Vi viene portato a vedere in visione a casa senza alcun impegno, il che vuol dire che se voi chiedete di vederlo non avete di conseguenza firmato un contratto dove dite lo acquisto, semplicemente lo volete valutare, lo volete vedere. Quindi mi raccomando di insomma, chiamate per accordarvi col nostro centralino e trovare insomma, il modo di poterlo vedere. State vedendo un'opera di Victor Vasarely, un progetto, uno schema da dove poi nasce tutto il lavoro che c'è di Victor Vasarely, noi colori in cui siamo diciamo, abituati, perché siamo abituati comunque a delle opere molto colorate, quindi sicuramente questa è un'opera cosiddetta meno ruffiana rispetto ad altre, ma è molto importante perché è lo schema di progetto di un lavoro, quindi sicuramente un progetto commissionato per qualche cliente che poi sarebbe diventato un lavoro finito. Quindi questo è un po' l'idea, no? Con cui partono i suoi progetti. E la cosa meravigliosa è il fatto che sia totalmente realizzato manualmente, quindi non c'è dietro l'aiuto di un computer, ma semplicemente una grande capacità artistica manuale. Quindi sicuramente questo va dato merito all'artista perché insomma, è palese. Molto elegante, molto, molto raffinato. Non perdete queste opere perché sono opere davvero di altissima qualità, quasi veramente è molto meglio acquistare meno ma di qualità piuttosto che tanto ma sempre cose tra virgolette un po' più basic. In questo caso c'è sicuramente tanto dietro, quindi veramente poi l'arte è una cosa che vi ritrovate nel tempo, perché comunque sono comunque opere che oggi voi comprate e che se domani volete rivendere, le rivendete con una facilità estrema, perché avete tra le mani qualcosa di qualità alta, non avete qualcosa di poco che dovete convincere qualcuno a prenderlo, avete sicuramente un patrimonio a casa vostra, quindi è sempre consigliabile comprare meglio
piuttosto che troppo e male. Quindi su queste opere ragionateci bene, mi raccomando, non, insomma, non fate una scelta un po' screanzata, come si dice dalle nostre parti, quindi un po' irresponsabile, mi raccomando. Queste opere, come quelle che abbiamo visto prima di Paladino, il Chia, il Cucchi, insomma, sono opere importanti di tanta, tanta qualità. Tanta qualità e meritano di essere assolutamente visti. Bene, siccome mancano, penso, gli ultimi 5 minuti, 5-6 minuti di diretta, voglio, dedicare questi 5 minuti a un artista che comunque anche oggi ha portato tanto, tanto, tanto interesse al nostro pubblico. E stiamo andando proprio verso l'opera numero 6, verso il nostro Girardi, perché, era un intruso in questa trasmissione, un intruso per dimensioni, perché oggi è una puntata dedicata ai big sites, quindi opere di grandi dimensioni. Invece lui si è presentato con i suoi 50x50, insomma, medie dimensioni, e ha avuto il suo successo, tante richieste. E quindi concludiamo questa diretta qui, tra questi meravigliosi aranci e le olive, che sono davvero, davvero meravigliose. Ulivo e aranci, qui siamo negli anni 2000, dimensione 50x50, poliuretano espanso, autentica dell'artista su foto. Scelta della galleria, quella di selezionare opere di Girardi che siano di qualità, ricche di dettagli o particolarmente datate, datate e quindi importanti, perché, insomma, quando si hanno opere anche che hanno tempo, che sono importanti a livello storico, sicuramente hanno tanta richiesta. Qui siamo davanti ad un'opera che ha la caratteristica di essere piena di dettagli e quindi molto ricca, per cui rientra perfettamente in quelli che sono, no, i criteri di selezione per quest'artista. Un'opera che, se noi andiamo a guardarla nelle sfumature, vediamo l'utilizzo dei materiali in maniera eccellente, perché le arance, che sono davvero anche viste proprio da vicino, vicinissimo, sono reali, hanno proprio la buccia dell'arancia, la lucidatura tipica delle arance, il tronco che sembra davvero proprio reale, le olive e l'utilizzo dei colori, l'abbinamento di questo fondale un po' più chiaro, che quindi non rimane troppo scuro, rimane molto luminoso come opera, e è un colpo d'occhio davvero positivo. E poi immaginate anche un'altra cosa: è appoggiato su una parete nera. Pensatelo su una parete bianca, avrebbe un impatto molto più forte, perché qui abbiamo una parete buia, scura, che lo va a chiudere, mentre messo in una parete bianca avrebbe un'apertura visiva molto più forte, e sicuramente quindi i colori andrebbero a essere ancora più risaltati. Le richieste sono tante, tantissime persone, anzi, sono messe un po' in fila. C'è un'opzione, quindi c'è anche un'opzione. Naturalmente noi, oltre, se arriva una conferma, la conferma prende priorità sull'opzione, quindi verrà, diciamo, avrà la possibilità di vederlo prima di chi ha messo l'opzione. Questa è una cosa importante. Mi raccomando, quello che poi dovete insomma, ricordare è che questo prezzo qua, il prezzo di quest'opera oggi, è un prezzo ancora accessibile. Che significa? Che noi oggi abbiamo avuto ancora la possibilità, fino ad oggi, di acquistare queste opere con dei prezzi, diciamo, che ci hanno permesso di poterveli vendere
ad un prezzo molto accessibile, cosa che si sta verificando non essere più semplice. Quindi approfittate adesso per concludere, diciamo, con le opere che abbiamo ancora a disposizione e poter ottenere di avere in collezione una bellissima scultura di questo artista, di Girardi, mi raccomando, perché ho proprio capito che c'è un pubblico molto vasto che davvero apprezza questo artista, questo genere di arte, questo genere di opere d'arte, e questa è sicuramente una cosa molto bella. Altra cosa di quest'opera, i simboli che rappresenta, che danno proprio questa, no, positività, perché le arance, le olive, la prosperità, l'abbondanza, quindi è anche un segno positivo regalarsi o regalare quest'opera. Mi raccomando, se non avete ancora deciso, ancora siete un po' incerti, non sapete se confermare o meno, avete la possibilità comunque di chiamare anche domani, nei prossimi giorni. Riccardo vi risponde, vi mettete d'accordo per poterlo vedere, quindi non c'è problema. Vi abbiamo detto che adesso questa settimana saranno in giro per l'Italia per consegnare altre opere, quindi se magari voi chiamate e loro sono nelle zone di vostro riferimento, possono portarvi le opere in visione. Quindi mi raccomando, non abbiate paura di chiamare, perché si fa una chiacchierata, si fa una domanda e una risposta, quindi al massimo uno vi dice di no, non succede nulla di che. Se invece volete rivedere la trasmissione con calma, vi collegate nel nostro sito realarte.it e andate a cercare la sezione Real Arte in TV. All'interno trovate tutte le trasmissioni, da quelle proprio più indietro nel tempo fino a queste più attuali. Quindi vi riguardate le opere e poi dopo, se avete piacere, ci chiamate e confermate le opere che vi abbiamo presentato. Oggi veramente avete visto un palinsesto ricchissimo di artisti importanti, opere di grandi dimensioni. Abbiamo visto confermare il nostro Schifano, che veramente è un capolavoro, e siamo davvero felici che sia stato confermato, perché è un'opera che merita tantissimo di stare in una bella collezione importante. Io mi auguro tantissimo che tutte le richieste avvenute oggi si concretizzino per il nostro Paladino, perché ha avuto tantissime richieste, ma anche con questo meraviglioso Girardi, con cui voglio concludere l'immagine. Se Stefano mi stringe qui sull'immagine, io dal mio esterno vi saluto e vi lascio proprio in chiusura con questa meravigliosa opera che aspetta solo la vostra conferma. Buon weekend a tutti. Grazie.